Ogni anno vengono riportati 1 milione di avvistamenti di UFO. La maggior parte vengono smentiti. Il 5% di essi rimane inspiegato. Il bracciante George Blackwell è il responsabile di un allevamento di oltre 200 ettari nell'arido entroterra australiano. Per il caso di Rosedale ho parlato personalmente con George Blackwell, il custode. È un uomo tranquillo. George faceva il custode da molti anni ed era una persona con i piedi per terra e molto affidabile. George, ci sono di nuovo i ladri di bestiame in giro. All'interno del ranch, il compito principale di George Blackwell era quello di assicurarsi che il bestiame fosse al sicuro. Va bene, starò attento. A domani. Il traffico di bestiame potrebbe sembrare un fenomeno molto lontano ai giorni nostri, ma è un problema ancora esistente. In Australia, i trafficanti all'avanguardia usano di tutto per rubare il bestiame, da rimorchi ad aerei cargo. Non è mai successo in quel ranch, ma George sa che potrebbe non essere al sicuro, quindi sta attento e si tiene pronto all'eventualità che possa succedere qualcosa, soprattutto di sera. Durante la notte, George viene svegliato all'improvviso dal bestiame, che sembra irrequieto. Blackwell nota che una cavalla è molto spaventata. Gli animali sono molto sensibili all'ambiente circostante, quindi spesso percepiscono rumori molto lievi o effetti elettromagnetici. Poi George nota qualcosa in lontananza. Dalla sua posizione riesce a distinguere molto chiaramente una specie di oggetto a forma di disco che vola a bassissima quota. Inizialmente George pensa che si tratti di un aereo. Vede che l'oggetto si dirige al recinto più grande. Considerando che nei ranch della zona ci sono stati casi di furti di bestiame, si trova costretto a indagare. L'oggetto sta attraversando il ranch e George si rende subito conto che se continua sulla stessa traiettoria, colliderà con un serbatoio d'acqua di 40.000 litri. È chiaro che l'oggetto davanti ai suoi occhi non può essere un aereo comune, né un aereo speciale. Quello che ha davanti è un oggetto molto strano. Il custode di ranch, l'australiano George Blackwell, cerca di proteggere il suo bestiame da un apparente furto all'avanguardia. Il bestiame è estremamente disturbato. Sa che la cosa migliore da fare è salire sulla moto e inseguire l'oggetto, in modo da riuscire ad avere un'idea precisa di ciò che sta succedendo davvero all'interno della proprietà. Appena gira l'angolo, Blackwell fa una scoperta sconvolgente. Vede una mucca chiaramente in difficoltà
e che dalla sua bocca fuoriesce della schiuma. È molto strano. Blackwell si trova faccia a faccia con l'oggetto che stava inseguendo. La possibilità che si tratti di un furto di bestiame viene decisamente esclusa. È chiaro che il traffico di bestiame non c'entra niente. Il custode si avvicina per vedere meglio. L'oggetto si è abbassato e sembra voler atterrare proprio sopra al serbatoio d'acqua. Per George è assolutamente chiaro che non si tratta né di un aereo né di un elicottero, visto che non ha ali né rotori. Credo che George non riuscisse a capire cosa stesse succedendo. Davanti ai suoi occhi c'è un oggetto volante di circa 7 metri di diametro e alto tra i 3 e i 5 metri. Alla base del velivolo c'è una striscia nera circolare. Sta raccogliendo l'acqua tramite una specie di tubo telescopico che fuoriesce dalla base. Ci sono varie teorie sul fatto che questo abbia a che fare con il sistema di carburazione. Da questo avvistamento emerge quindi un certo legame con l'acqua. George Blackwell inizia a sentirsi in modo strano. Sente che c'è qualcosa che non va, inizia ad avere paura e ad agitarsi molto. Inoltre il suo orologio è in tilt, si è fermato. Di certo c'è un disturbo elettromagnetico che ha influito sul suo orologio. All'improvviso l'oggetto emette un suono acuto. Il fatto che l'oggetto produca un tale rumore e che tremi provoca un tremore fisico anche nel testimone. Poi Blackwell perde il controllo del suo corpo. È come se il suo corpo fosse diventato di gelatina. Sente di aver perso letteralmente la stabilità del suo sistema muscolare. Di sicuro l'oggetto esercita un effetto non solo psicologico, ma anche fisiologico, e lo colpisce fisicamente. All'improvviso l'oggetto si alza di 8 o 9 metri e a quel punto sembra esserci un'esplosione di aria calda. Man mano che si allontana dal serbatoio, l'oggetto rilascia detriti. I detriti sono costituiti sostanzialmente da escrementi di mucca, erba e pietre. L'oggetto si allontana e vola via fino a non essere più visibile, mentre George, completamente scioccato, rimane lì al buio cercando di trovare una spiegazione a quell'evento straordinario. La mattina seguente Blackwell controlla il serbatoio di 40.000 litri e lo trova completamente vuoto. Gli inquirenti scoprono che la notte prima un vicino ha visto un oggetto brillante e colorato nel cielo nello stesso momento dell'avvistamento di George. Subito dopo l'incidente, Blackwell lamenta vomito, diarrea ed emicrania acuta, tipici sintomi dovuti all'esposizione alle radiazioni. Sui campioni di terreno prelevati non vengono riscontrate tracce di contaminazione innaturale. Sono pochi i casi, la prego signora, in cui un testimone si trova a meno di un metro di distanza da un UFO.
Io ero qui, nel mio giardino. Questo lo rende uno dei casi più insoliti in tutta la storia degli UFO. Henri Laurent torna a casa dopo aver fatto delle commissioni mattutine. Henri Laurent è un giovane francese di 30 anni. È sposato e lavora come biochimico in un laboratorio universitario. La casa di Henri è in una piccola zona suburbana di Nancy. Nel suo quartiere ci sono più case sulla stessa strada. Nancy è una piccola cittadina a est della Francia e conta circa 150.000 abitanti. È una città piuttosto tranquilla. Essendo appassionato di giardinaggio, Henri è sempre desideroso di tornare dai suoi fiori. All'improvviso nota un aereo che attraversa il cielo, o almeno così crede. Lo vede in modo chiaro ed è molto luminoso. Anche se quell'aereo gli sembra piuttosto strano, Henri torna al suo giardino e ai suoi preziosi amaranti. Ma la sua attenzione torna ben presto al cielo. È sempre più evidente che l'oggetto sta andando verso di lui. Inizia a preoccuparsi e a cercare di capire se si tratta di un aereo in difficoltà o fuori controllo. Man mano che si avvicina sempre di più, Henri si rende conto che non è un aereo. Per prima cosa si preoccupa per sé e per la sua proprietà. Poi l'oggetto si ferma a circa un metro dal suolo. Non so se Henri si sia sentito preso di mira dall'oggetto, ma di certo a quel punto deve averne considerato seriamente la possibilità. Si trova in una situazione assolutamente strana e incredibile. Mentre lavora in giardino, il biochimico Henri Laurent vede che un misterioso veicolo volante arriva sul suo giardino. Dopo qualche istante, l'indole scientifica di Henri prende il sopravvento. Sostanzialmente Henri vuole capire di cosa si tratta e che cosa sta succedendo proprio davanti ai suoi occhi. L'oggetto non sprigiona calore ed è immobile.
Henri inizia a osservare l'oggetto da diversi punti di vista. C'è una parte ricurva che sembra fatta di berillio. Il berillio è un metallo usato nelle centrali nucleari. È un metallo particolare. Henri è tentato di toccare il velivolo, ma si trattiene. Teme di rimanere fulminato. Stranissimo. Non ha mai visto nulla di simile. Qualunque scienziato penserebbe per prima cosa di documentare l'evento. Corre in casa a prendere la macchina fotografica per fare una foto. Appena prova a scattare, la macchina fotografica si inceppa. In molti casi di avvistamenti di UFO, videocamere e macchine fotografiche non funzionano correttamente e si pensa che dipenda da un campo elettromagnetico creato dall'UFO. Ma in questo caso la macchina fotografica di Henri è di un modello standard, di quelle che funzionano manualmente. Quindi crediamo che il malfunzionamento sia dovuto al meccanismo. All'improvviso il velivolo inizia a girare velocemente. Lo descrive come se ci fosse stato un aspirapolvere che ha risucchiato l'oggetto nel cielo. Di punto in bianco era sparito e tutto ciò che ne restava era una luce brillante nel cielo. Inutile dire che Henri è completamente sbalordito da ciò che ha visto. Tutti i sistemi di propulsione che conosciamo spazzano via la terra sottostante o almeno lasciano dei segni sul terreno. Il suo giardino ne subisce delle strane conseguenze. Nota che alcune delle sue piante di amaranto hanno iniziato ad appassire. È come se le piante più vicine al velivolo siano state riscaldate ed essiccate. Sembrano aver subito un effetto elettromagnetico. Ora si rende conto che in realtà lo strano veicolo ha lasciato una traccia nel suo giardino. Pronto? Sì, polizia. Chiama subito la polizia e racconta ciò che è successo. Henri sa di correre dei rischi facendo la denuncia. La prego, signora. Non è uno scherzo. Rue de la Montagne 102. Grazie mille, arrivederci. La gendarmeria francese prende molto seriamente gli avvistamenti di UFO. È previsto l'arresto per falsi avvistamenti. I gendarmi prelevano dei campioni di piante. E poi cos'è successo? Stavo lavorando qui all'aria aperta, come sempre. All'improvviso, quello strano oggetto è arrivato proprio sul mio giardino, lì. Prelevano dei campioni di erba a diverse distanze dal punto in cui si è fermato il velivolo. Guardi i miei fiori, sono completamente bruciati. Poi si è alzato in cielo molto velocemente, è volato in quella direzione ed è sparito nel nulla. È sparito così, nel nulla. È successo tutto molto in fretta. Io non me lo so spiegare. Sono pochi i casi come questo, in cui un testimone si trova a meno di un metro di distanza da un UFO. Per questo il caso di Nancy è uno dei più insoliti nella storia degli UFO. I campioni di piante ed erba sono il fulcro dell'indagine. Secondo una politica rigorosa, i gendarmi lasciano il caso al GAIPAN, il gruppo per lo studio e le informazioni sui fenomeni aerospaziali non identificati. L'analisi dei campioni delle piante rivela che solo la parte sopra il suolo è stata colpita,
le radici sono intatte. Secondo il Gaipan, per causare la combustione delle piante di amaranto ci vuole un campo elettrico di più di 200 kV al metro, l'equivalente di una linea ad alta tensione. Nonostante si trovasse a mezzo metro di distanza, Henri Laurent non riporta conseguenze mediche. La relazione finale del Gaipan non è in grado di spiegare appieno che cosa sia successo nel giardino di Henri Laurent. Ogni anno vengono riportati 1 milione di avvistamenti di UFO. La maggior parte vengono smentiti. Il 5% di essi rimane inspiegato. Renata. Renata, piacere. Piacere mio. E spero che ti diverta. Oh, grazie mille. Arrivederci. Sei molto carina. Dove io vai? Io vado al campeggio. Sì, anch'io. Vai avanti. Ogni estate, migliaia di giovani cristiani come François Tanteau e Renata Fa si riuniscono a Taizé, nella Francia centrale, per una settimana di preghiera e studi della Bibbia. Taizé è una piccola ma importante comunità religiosa francese e tutti i testimoni coinvolti in questo caso sono qui per il raduno cristiano del 15 agosto. Ciao, François. Ciao, come va? Bene, grazie. E tu? Posso sedermi con te? Certo. Nelle vicinanze c'è un campeggio. La sera alcuni di loro si riuniscono intorno al fuoco. Ci sono un sacco di ragni stasera. Spero di non ritrovarmene in tenda. Tranquilla, sono solo ragnetti. Che c'è, Renata? Niente. Che attività ci sono in programma domani? Oh, domani credo che per prima cosa faremo canoa. E poi, se non ho capito male, sempre di mattina dovrebbe essere prevista una passeggiata. Renata nota una strana stella nel cielo. Che cos'è? Non lo so. François Tanteau inizia a sentirsi molto nervoso. La stella attira l'attenzione anche degli altri. Vicino a loro ci sono un uomo francese e un ragazzo italiano che studia qui. Descrivono una serie di luci sopra un oggetto scuro che sembrerebbe avere una forma simile a un cilindro. Da esso si irradiano dei fasci di luce. Le luci però non raggiungono il suolo. Sembra che i testimoni si trovino davanti a un fenomeno ottico poco conosciuto, chiamato luce solida. La luce solida è la proiezione di una colonna di luce, come le spade laser usate nei film di Star Wars. È scientificamente impossibile. Ad oggi nessuno sa come crearla. Eppure lì c'è questa luce tubolare. Incuriositi, i testimoni cercano di saperne di più. Ma a qualche metro dal campeggio si trovano letteralmente un muro davanti. Si rendono conto che c'è una grande siepe
tra loro e quel misterioso... Henry inizia a osservare l'oggetto da diversi punti di vista. C'è una parte ricurva che sembra fatta di berillio. Il berillio è un metallo usato nelle centrali nucleari. È un metallo particolare. Henry è tentato di toccare il velivolo, ma si trattiene. Teme di rimanere fulminato. Stranissimo. Non ha mai visto nulla di simile. Qualunque scienziato penserebbe per prima cosa di documentare l'evento. Corre in casa a prendere la macchina fotografica per fare una foto. Appena prova a scattare, la macchina fotografica si inceppa. In molti casi di avvistamenti di UFO, videocamere e macchine fotografiche non funzionano correttamente e si pensa che dipenda da un campo elettromagnetico creato dall'UFO. Ma in questo caso la macchina fotografica di Henry è di un modello standard, di quelle che funzionano manualmente. Quindi crediamo che il malfunzionamento sia dovuto al meccanismo. All'improvviso il velivolo inizia a girare velocemente. Lo descrive come se ci fosse stato un aspirapolvere che ha risucchiato l'oggetto nel cielo. Di punto in bianco era sparito e tutto ciò che ne restava era una luce brillante nel cielo. Inutile dire che Henry è completamente sbalordito da ciò che ha visto. Tutti i sistemi di propulsione che conosciamo spazzano via la terra sottostante o almeno lasciano dei segni sul terreno. Il suo giardino ne subisce delle strane conseguenze. Nota che alcune delle sue piante di amaranto hanno iniziato ad appassire. È come se le piante più vicine al velivolo siano state riscaldate ed essiccate. Sembrano aver subito un effetto elettromagnetico. Ora si rende conto che in realtà lo strano veicolo ha lasciato una traccia nel suo giardino. Pronto? Sì, polizia. Chiama subito la polizia e racconta ciò che è successo. Henry sa di correre dei rischi facendo la denuncia. La prego, signora. Non è uno scherzo. Rue de la Montagne 102. Grazie mille, arrivederci. La gendarmeria francese prende molto seriamente gli avvistamenti di UFO. È previsto l'arresto per falsi avvistamenti. I gendarmi prelevano dei campioni di piante. E poi cos'è successo? Stavo lavorando qui all'aria aperta, come sempre. All'improvviso, quello strano oggetto è arrivato proprio sul mio giardino, lì. Prelevano dei campioni di erba a diverse distanze dal punto in cui si è fermato il velivolo. Guardi i miei fiori, sono completamente bruciati. Poi si è alzato in cielo molto velocemente, è volato in quella direzione ed è sparito nel nulla. È sparito così, nel nulla. È successo tutto molto in fretta. Io non me lo so spiegare. Sono pochi i casi come questo, in cui un testimone si trova a meno di un metro di distanza da un UFO. Per questo il caso di Nancy è uno dei più insoliti nella storia degli UFO. I campioni di piante ed erba sono il fulcro dell'indagine. Secondo una politica rigorosa, i gendarmi lasciano il caso al GAIPAN, il gruppo per lo studio e le informazioni sui fenomeni aerospaziali non identificati.
L'analisi dei campioni delle piante rivela che solo la parte sopra il suolo è stata colpita. Le radici sono intatte. Secondo il Gaipan, per causare la combustione delle piante di amaranto ci vuole un campo elettrico di più di 200 kV al metro, l'equivalente di una linea ad alta tensione. Nonostante si trovasse a mezzo metro di distanza, Henri Laurent non riporta conseguenze mediche. La relazione finale del Gaipan non è in grado di spiegare appieno che cosa sia successo nel giardino di Henri Laurent. Ogni anno vengono riportati 1 milione di avvistamenti di UFO. La maggior parte vengono smentiti. Il 5% di essi rimane inspiegato. Oh, salve, Renata. Renata, piacere. Piacere mio. Spero che ti diverta. Oh, grazie mille. Arrivederci. Sei molto carina. Dove vai? Io vado al campeggio. Sì, anch'io. Vai avanti. Ogni estate, migliaia di giovani cristiani come François Tantôt e Renata Fa si riuniscono a Taizé, nella Francia centrale, per una settimana di preghiera e studi della Bibbia. Taizé è una piccola ma importante comunità religiosa francese e tutti i testimoni coinvolti in questo caso sono qui per il raduno cristiano del 15 agosto. Ciao, François. Ciao, come va? Bene, grazie. E tu? Posso sedermi con te? Certo. Nelle vicinanze c'è un campeggio. La sera alcuni di loro si riuniscono intorno al fuoco. Ci sono un sacco di ragni stasera. Spero di non ritrovarmene in tenda. Tranquilla, sono solo ragnetti. Che c'è, Renata? Niente, niente. Che attività ci sono in programma domani? Oh, domani credo che per prima cosa faremo canoa. E poi, se non ho capito male, sempre di mattina dovrebbe essere prevista una passeggiata. Renata nota una strana stella nel cielo. Che cos'è? Non lo so. François Tantôt inizia a sentirsi molto nervoso. La stella attira l'attenzione anche degli altri. Vicino a loro ci sono un uomo francese e un ragazzo italiano che studia qui. Descrivono una serie di luci sopra un oggetto scuro che sembrerebbe avere una forma simile a un cilindro. Da esso si irradiano dei fasci di luce. Le luci però non raggiungono il suolo. Sembra che i testimoni si trovino davanti a un fenomeno ottico poco conosciuto, chiamato luce solida. La luce solida è la proiezione di una colonna di luce, come le spade laser usate nei film di Star Wars. È scientificamente impossibile. Ad oggi nessuno sa come crearla. Eppure lì c'è questa luce tubolare. Incuriositi, i testimoni cercano di saperne di più. Ma a qualche metro dal campeggio si trovano letteralmente un muro davanti.
si rendono conto che c'è una grande siepe tra loro e quel misterioso oggetto. Ma quella siepe non c'era quando sono passati da lì il giorno prima. Gli investigatori scopriranno in seguito che in quel punto della valle quella siepe non c'era. Sembra quasi che la siepe sia lì per evitare che qualcuno si avvicini troppo. A quel punto iniziano a preoccuparsi per quello che sta succedendo. François tanto si avvicina per vedere meglio. La situazione è sempre più strana. Un gruppo di giovani pellegrini cristiani nota uno strano oggetto nel cielo. Quando provano ad avvicinarsi, si trovano la strada bloccata da un'enorme siepe che sembra essere sbucata dal nulla. Prima non c'era una siepe in quel punto della valle. Attraverso la siepe, François Tanto vede nell'ombra un grande oggetto a forma di collinetta. Non è lo stesso oggetto enorme che stavano seguendo poco prima, è un altro. Questo sembra a forma di missile o proiettile, ma è molto largo alla base. Improvvisamente l'oggetto si illumina. È enorme. Uno dei testimoni lo definisce come un autobus, ma molto più grande. Calcolano che dovrebbe essere largo circa 40 metri. I testimoni dicono che l'oggetto è circondato da luci. C'è una luce rossa che si muove sia all'interno che all'esterno di esso. Sembrano dei dischi. François Tanto punta la sua torcia verso l'oggetto, nella speranza di vedere meglio. Ma il fascio di luce si comporta in modo strano. Si piega e si proietta verso l'alto come una spada laser di Star Wars. Diventa praticamente una colonna di luce. Un grande fascio di luce si dirige verso loro, accecandoli per un po'. Alcuni di loro lamentano un formicolio, come se fossero punzecchiati con degli spilli. Il formicolio è ricorrente nei casi di luce solida, ma spesso gli effetti possono essere peggiori, portando anche alla paralisi. A questo punto sono spaventati e in ansia. Iniziano a pensare di andare via. Tornati al campeggio, vedono lo stesso oggetto che ha attirato inizialmente la loro attenzione.
L'UFO che hanno visto all'inizio è ancora lì e continuano a osservarlo. L'attenzione dei campeggiatori è di nuovo rivolta al cielo. Il grande oggetto all'improvviso vola via a tutta velocità in direzione sud. La mattina seguente tornano al campo, ma non trovano niente, né l'oggetto né la siepe. François tanto scopre delle prove. Quando torna sul posto, trova un'area lunga 30 metri in cui l'erba è secca e bruciata. È della stessa dimensione del secondo oggetto. Quando parla con il proprietario del terreno, gli viene detto che l'erba secca è nel punto in cui un agricoltore ha bruciato del fieno. Nei boschi vicini, tanto trova un enorme ramo spezzato accanto a un pioppo sano. Le foglie sotto l'albero sono marroni e costellate di macchie blu e bianche. Tantôt ne parla con la rivista francese di ufologia Lumière dans la nuit, Luci nella notte, che conduce un'analisi chimica delle foglie di pioppo. Non c'è mai stato un risultato definitivo. Buonasera. Siamo di pattuglia al confine? Sì. Speriamo che vada tutto bene. Già. Gli agenti della polizia federale belga Heinrich Nicol e Hubert von Montigny iniziano il loro turno serale. La notte è limpida e c'è un'ottima visibilità. Sono di servizio vicino al confine belga con la Germania, in una cittadina chiamata Eupen. Volante 16, incidente al posto di frontiera numero 4. Mi ricevete? Passo. Sì, ricevuto, centrale. Andiamo subito. Che cos'è? Oddio! Alle 17:15 in punto, gli agenti vedono un campo vuoto completamente illuminato da luci brillanti. Di punto in bianco sul campo c'è una luce. È come se si trovassero in uno stadio. Iniziano a chiedersi che cosa sia e soprattutto da dove arrivi quella fortissima luce. Si guardano intorno. Poi pensano che sia un elicottero. Ma gli elicotteri non hanno luci così forti da illuminare un campo. Quando vedono la forma di quell'oggetto, si rendono conto che non è un elicottero. Guardano in alto e sopra il campo vedono chiaramente un oggetto triangolare con tre forti luci bianche, una su ogni angolo e una luce rossa al centro. Centrale! Centrale, qui volante 16. Volante 16, qui centrale. Qual è la situazione? Passo. C'è qualcosa nel cielo. Credo che un operatore, quando riceve una comunicazione del genere via radio, pensi di essere vittima di uno scherzo. A me, a dire il vero, il dubbio verrebbe. L'operatore contatta i quattro aeroporti locali. Nessuno di loro ha rilevato attività insolite. Spiegami meglio. Non ho mai visto nulla di simile. L'oggetto si avvicina sempre di più. Non saprei dire se in queste situazioni il sentimento prevalente sia la paura o la curiosità. Qualunque cosa sia quell'oggetto, genera comunque in loro delle emozioni forti e insolite.
Poi il velivolo misterioso se ne va in direzione sud-ovest. L'istinto primario è di indagare. Così, anche se c'è la possibilità di trovarsi davanti a una potenziale minaccia, decidono che la cosa migliore è seguire quello strano oggetto. Quella che è iniziata come una ronda di routine si dimostra tutt'altro. È ovvio che qualunque cosa sia, è molto insolita. Due agenti della Polizia Federale belga avvistano uno strano velivolo triangolare su un campo. Quando si allontana, lo inseguono determinati a scoprire che cosa sia. Più veloce! Più veloce! Accelera! Va bene! Sembra scivolare sulla terra. Si muove abbastanza lentamente da riuscirlo a inseguire in auto. Non è veloce come in molti altri casi. La velocità più o meno elevata è molto interessante e insolita. Ci si aspetta che un aereo o un velivolo di qualunque tipo viaggi a molti chilometri orari. Lo vedi? Va verso il lago. Seguono l'oggetto fino al lago, alle porte della città. Il velivolo triangolare si ferma infine sul lago Gilep. A questo punto l'UFO dista da loro solo un centinaio di metri, sospeso a 70 metri sopra l'acqua. È passata un'ora dalla prima volta che l'hanno visto. Gli avvistamenti di UFO di solito sono molto fugaci, quindi uno così duraturo è notevole. C'è un senso d'attesa, sentono che sta per succedere qualcosa, ne sono certi. A un certo punto, il velivolo spara verso il basso quella che definiscono una specie di palla di luce rossa. Ma poco dopo torna su. La descrivono come l'elastico di un fucile subacqueo a cui è attaccata una fiocina necessaria a catturare il pesce. L'elastico poi si contrae per tirarlo a sé. È difficile sapere a cosa serva la palla di luce rossa. Che sia una specie di sonda di osservazione che estendono per controllare l'acqua? Ci sono molte teorie. Stanno ispezionando l'area? O cercano qualcosa in particolare? Che succede? Quando pensano che la situazione non potrebbe essere più strana, appare un secondo velivolo quasi identico al primo. Il secondo velivolo arriva con un'angolazione inclinata, mostrando la parte superiore. In cima vedono chiaramente una calotta e dei finestrini. Nel momento in cui si parla di finestrini, entra in gioco un altro concetto. Se ci sono dei finestrini, c'è qualcuno dentro. A quel punto si inclina, come se facesse cenno ai testimoni. I due uomini sostengono che è come se volesse essere visto. Vuole che lo vedano, come se sapesse che si trovano lì. Volante 16, qui è la centrale. Mi ricevete? Passo. Qui volante 16. Abbiamo ricevuto la segnalazione di un altro avvistamento nell'area di Henri Chapelle. Durante la notte si susseguono molte chiamate su avvistamenti simili. Ci sono appena arrivate una terza e quarta segnalazione da due agenti in altre zone. Andiamo.
A fine serata si contano centinaia di testimoni. Si calcola che solo la prima notte 1500 persone abbiano visto quei velivoli. Questi avvistamenti vengono chiamati ondata belga. Viene usato il termine ondata perché di fatto non si tratta di un singolo avvistamento in un solo posto, ma di numerosi avvistamenti in vari luoghi. E pare che in qualche modo siano tutti collegati tra loro. Gli eventi del 29 novembre 1989 vengono documentati da 30 diversi gruppi di testimoni e 13 agenti in 8 luoghi differenti. 4 mesi dopo, il 30 marzo 1990, la polizia belga denuncia di nuovo un oggetto sconosciuto che vola sopra il Belgio. L'aeronautica belga invia 2 F-16 a indagare. Mentre dozzine di civili a terra dichiarano di aver visto l'oggetto inseguito dagli F-16, i piloti non confermano l'avvistamento dell'oggetto. Il mese successivo viene fotografato un misterioso velivolo, ma solo in un secondo momento il fotografo dichiara che l'immagine è un montaggio. Dei circa 2000 casi registrati durante l'ondata belga, 650 sono stati indagati, ma 500 rimangono senza spiegazione.